Si torna indietro nel tempo all'estate del 2021 in California, a Venice Beach, nella famosa palestra Gold Gym, per un allenamento petto e bicipiti devastante. Mike subito mi ha fatto partire con delle croci su panca a 45 gradi, a freddo senza un vero e proprio riscaldamento. La posizione delle mani in chiusura non era all'altezza dello sterno come nelle classiche croci, ma mi faceva fare la traiettoria tenendo le mani in chiusura all'altezza del mento, per dare maggiore focus al petto alto. One more. Wide. Awesome. Very good. Oh, very good. Very fun. Good. Fun, 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 fun. Get a little water. Make sure you have a ton of water. Yeah, water, water. Water, you too, drink water. Water's important. Dopo abbiamo iniziato a lavorare con delle super serie composte da spinte con i manubri su panca inclinata più croci su panca inclinata, entrambi gli esercizi tirati a cedimento. Purtroppo, avendo le spalle un po' infiammate in quel periodo, non riuscivo ad aprire bene le braccia durante le croci. Tutte le serie erano forzate e tirate oltre al cedimento e Mike mi aiutava a fare quelle 2-3 ripetizioni in più ad ogni serie. Come vedete, durante la chiusura del movimento nelle croci mi faceva fare una rotazione della mano, portando i mignoli ad avvicinarsi tra loro. Questo movimento è la ciliegina sulla torta che ti permette di spremere ancora di più il petto. In totale abbiamo fatto circa 6 serie in questo modo, recuperando sempre 2 minuti circa. Bello, si sente lavorare proprio qua sopra. Subito dopo siamo passati ai bicipiti con i manubri stando con la schiena in appoggio, con lo schienale a 90 gradi. Anche qui le serie erano forzate. Durante l'esecuzione dei curl, Mike mi aveva suggerito di stare con il petto più aperto possibile e scapole strette. Questa piccola variazione posturale ti fa percepire una maggiore attivazione dei bicipiti. Anche qui abbiamo svolto 5 serie, stando tra le 8 e le 10 ripetizioni. That's good. Nice.
si esplode. Bello. Si usa dei carichi altissimi che non riesco a chiuderle, però va bene. Lui preferisce dei recuperi più lunghi, sui 2 minuti, così si riesce a caricare di più. È un metodo diverso. 100 pound dumbbells, yeah. Okay, very good. No, you are. Very good. Della serie vergogna. How old are you? 55. Really? Yeah, thank you. Wow. Very young. Very young. Yeah. No, good. What are you? 27. Oh. Baby. Baby. All right, hit it then. Okay. My son. Give him a twist. Really twist. Bring the weights to you. Perfect. Up to you. Perfect. Up to you. Perfect. Good. Excellent. So I used to live in India as well. So I live in America, then live in India to train Bollywood actors. Yeah. Yeah. Very good. Bollywood. Very good. Lui è il coach di The Rock e di tante star di Hollywood. Brad Pitt e tanti altri. Quindi oggi ho l'occasione di allenarmi con lui. Very good. Yeah. Nice. Yeah. Again, nine. Right, so I used to train Mike Piazza. He's a famous American baseball player. American baseball. And that's his shirt up there. He's retired. Upper left, Piazza. Mikey Piazza, Italian boy. And now he went to Italy. He lives in Italy and he coaches the Italian baseball team. He coaches in the Olympics and he's teaching baseball throughout all of Italy. So, yeah, real good guy, big Italian. Very good. Tra una serie e l'altra mi ha mostrato le foto appese nelle pareti della Gold Gym, dove c'era lui con alcuni personaggi famosi che ha allenato durante la sua carriera da coach, tra cui tantissimi wrestler americani della WWE e tantissimi giocatori di football americano. Was a teenager in that picture. Yeah. A young man. I was a young man. Only 25 years old. Can you imagine? That's Rich next to me. That's it. In the glass. Yeah. Yeah. The Rock. You didn't remember The Rock. Yeah. Yes. The Rock. That's The Rock. He's just there on the white tank. Yeah. Broke into wrestling. This is probably he was. 26, 20. Yeah, he was just a little kid. It was Yeah. It was The Rock. Yeah. Him and Steve Austin. Yeah. Where are you guys from? Italy. From Italy. Yes. We have a Gold's Gym in Italy. Okay. Batty. Yes, Judy would see you. The guy's name was Giulio Calabrese. Yeah, he used to have a Gold's Gym in Batty. You have the gym in Batty? Yeah. Oh, okay. Yeah. Giulio Calabrese. The owner was Giulio Calabrese. Okay. This is 20 years ago. Abbiamo proseguito con i Carl Bicipiti con il bilanciere Z, anche qui 5 serie totali in drop set, facendo tutto in modo consecutivo, 10 ripetizioni pesanti più 10 ripetizioni con un carico medio più 10 ripetizioni con un carico leggero. Vi assicuro che l'intensità era veramente alta e mi sentivo distrutto, anche perché era il quarto giorno consecutivo che mi allenavo alla Gold Gym, ogni giorno con un coach diverso, e ognuno di loro mi ha fatto morire. Good. Nice.
Two more. Nice. Make it count, make it count. Nice. Very good. Ouch. Very good. Wow. In the start, very... very good. Finish. Very not good. Very not good. Very not good. Good. Yeah. Do that again. Repeat. Yep. Get some water. Again. 2 minutes. YouTube channel, yes. Sono italiano. Ah, sei italiano? Davvero? Grandissimo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto, oggi ho fatto un allenamento completamente diverso dal solito. A Ryan piace particolarmente l'allenamento dove si usa bilanciere e manubri, recuperi lunghi e carichi un po' più alti. Comunque utilizzando delle tecniche, come avete visto, stripping, super serie, quindi cose molto intense, carichi alti, recuperi lunghi. È un allenamento che solitamente non sono abituato a fare, perché ultimamente mi sto allenando molto con i macchinari, però devo dire che dal punto di vista fisico è stato un allenamento devastante. E comunque sapere che lui è il coach di tantissime star del cinema ed essermi fatto allenare da lui, per me è una grandissima soddisfazione. Penso che sia un'occasione unica nella vita e aver conosciuto un ragazzo come lui, e quindi niente, sono veramente soddisfatto. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Per supportarci lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, se volete vedere altri video del genere scrivetelo sotto, scrivete le vostre considerazioni, attivate la campanella. Quindi vi saluto tutti ragazzi, alla prossima.